Il suo cognome è Zhang, il suo nome non è stato ancora disvelato ed è un ragazzo di soli 23 anni di età che fa lo studente, è orientale, credo che sia o giapponese o cinese, e pensate che questo ragazzo ha avuto un'idea, secondo me, malsana, assurda, incredibile, un'idea che forse nessun essere umano andrebbe a compiere. Quale vi starete chiedendo? Ebbene, questo ragazzo si sarebbe fatto amputare le gambe per ottenere, per avere un risarcimento. Grazie infatti all'amputazione di entrambe le gambe, questo ragazzo fa sapere che gli daranno un milioncino, secondo lui, di euro. In realtà si sbaglia, si è sbagliato, infatti ha ricevuto soltanto 6.000 euro, una cifra che non si aspettava di ricevere, anche perché il suo obiettivo era proprio quello di ottenere, o meglio, di ricevere un milioncino di euro, cifra che però non si è presentata, non è arrivata. Si è dovuto infatti accontentare soltanto di 6.000 euro, una cifra veramente poco elevata, che però poi è stata sequestrata. Va bene? A convincere Zhang, questo 23enne, sarebbe stato un caro amico che avrebbe subito delle gravi perdite dal punto di vista economico per quanto riguarda il trading di criptovalute, inducendo quindi questo ragazzo, ex compagno di classe, a firmare una nota legale vera e propria, che lo andava a costringere, quindi ad obbligare a pagare tra berese di 750.000 euro, una cifra veramente pazzesca. Teatro di questa vicenda, ripeto, l'Oriente, precisamente Taiwan. Questo ragazzo si è fatto amputare le gambe perché pensava di ricevere un'assicurazione di circa 1.200.000 euro, alla fine si è accontentato di 6.000 euro, ma gli sono stati sequestrati perché, secondo me, le autorità competenti hanno capito, hanno compreso che ci stava marciando. Vi ringrazio per l'ascolto, per farò infatti è stato inquisito. Fatemi sapere cosa ne pensate. All'altro Zhang sarebbe stato arrestato il 7 gennaio, però per frode ma anche per lesioni gravi personali. Iscrivetevi, seguite, commentate. Una buona giornata, alle altre,